studio. Buonasera a tutti. Allora, io sono Anita Napolitano e questa sera verrà presentato il libro di Sergio Biagi dal titolo Sfumature. In quanto, Martina, che cosa è successo, insomma, prima che tu e Sergio, insomma, vi mettevate d'accordo per capire quale fosse l'immagine di copertina? Allora, quando me l'ha chiesto, ho detto va bene, d'accordo, proviamo. E mi ha detto il titolo Sfumature e da lì allora ho iniziato a giocare attraverso i colori, facendo prove. E alla fine questo lavoro è venuto per caso, quando ho smesso di pensarci e ho lasciato andare. E gliel'ho fatto vedere perché guardando ho detto, ah, ma magari può andare bene, guarda, pensa un po'. Gli ho mandato una foto e ha detto che era perfetto. Allora, Sfumature è una raccolta di componimenti che rispecchiano perfettamente il significato del titolo scelto e materializzano strofa dopo strofa, grazie ad una logica limpida e senza pecche, la mappa emotiva interiore dell'autore. Sembra a tratti una storia, un racconto ad episodi legati però dalle stesse atmosfere e chiavi interpretative. Allora adesso mi viene spontaneo chiederti, qual è stato il tuo intento? Nel senso che sapevi sin dall'inizio che c'era un legame, un fil rouge tra i testi? Sinceramente no. Tutte le poesie che poi sono state inserite nella raccolta erano all'inizio o scritte sulle note del telefono, del cellulare, oppure in vari fogli e quaderni paganti. Sì, distribuiti. Sì. A destra e a sinistra. Il senso è arrivato dopo, nel rimetterle in un ordine che in realtà era già stato prestabilito dalle date delle note scritte, quindi per quanto poi riguarda il fil rouge contenutistico, sì, e non cronologico, quello è fa parte comunque del, è anche nel percorso cronologico stesso. Sì. In una maturazione che avviene con che è consecutiva in un certo senso. Danza la notte quando canti, sospira il vento tra le onde del cemento, ti illuminano il tragitto, ti segue la luna, entri e siedi, ma vicino non ci sono io. Fuori spero un giorno di entrare nei tuoi pensieri, vago vagabondo, le luci spostano il loro alone, la luna ferisce le carni, entro e siedo, mi chino sconfitto. Molto bella, bravo. Allora, questo componimento è uno tra i più evocativi, incarnando perfettamente il significato del contenuto nel titolo dell'intera raccolta. La notte richiama alla mente l'oscurità, i pensieri nascosti, l'ignoto,